La ditta Retinato è lieta di presentarvi un nuovo telescopio trasportabile a cui abbiamo dato il nome di Supermaser. In questo caso abbiamo un esemplare di 24 pollici F3-3, quindi un diametro di 610 mm e una focale di 2000 mm. Abbiamo deciso di adottare una focale così spinta essenzialmente per ridurre l'ingombro del tubo del telescopio ed avere un facile accesso all'osservazione visuale grazie, come si può vedere, ad un'altezza del focheggiatore relativamente bassa. Come si può notare, in questa versione il tubo ottico si presenta con un doppio tralicciato, quindi abbiamo la possibilità di smontare il tubo ottico in tre parti distinte: il top ring, l'anello centrale e la culatta con il proprio specchio e la cella. Qui abbiamo anche la parte più pesante, in questo caso circa 26 kg, un peso relativamente leggero tenuto conto della mole dello strumento. Tutto il tubo ottico è costruito in lega d'alluminio e il suo assemblaggio avviene in maniera estremamente semplice grazie a degli innesti rapidi. Oltre ad avere degli innesti rapidi, il telescopio presenta delle soluzioni, come in questo caso un dispositivo che ci aiuta a bloccare il tubo del telescopio in altezza e che ci permette anche in un'unica persona lo smontaggio del telescopio in maniera molto agevole. Come in questo caso possiamo vedere, adesso noi potremo tranquillamente togliere e staccare tutti gli 8 tralicci dalla parte superiore, quindi possiamo asportare questa parte. Dopo aver tolto il top ring possiamo proseguire il montaggio semplicemente agendo su delle apposite capsule, come possiamo vedere, e togliere tutti gli 8 tralicci. L'innesto è rapidissimo e riporta esattamente tutti i componenti nella loro parte, nella loro posizione iniziale. Ora possiamo togliere il blocco. La montatura di questo telescopio è interamente in acciaio. Come possiamo vedere, si divide in due parti, quindi abbiamo la base e la forcella. Il loro innesto è rapidissimo e avviene semplicemente sbloccando 4 apposite leve. Anche la forcella si può richiudere su se stessa, semplicemente agendo su ulteriori 4 leve e quindi avere un ingombro veramente ridotto al momento del trasporto del telescopio. Una cosa molto importante da dire e che contraddistingue tutti i telescopi Maser è legata al fatto che la struttura è estremamente stabile e fluida sui propri movimenti. Come possiamo vedere, anche se tentiamo di indurre lo strumento a vibrare, in questo caso le vibrazioni vengono smorzate in tempi veramente ridotti. Altra caratteristica da sottolineare riguarda la collimazione ottica. Questi strumenti, che sono facilmente trasportabili, ovviamente non hanno la necessità di essere ricollimati ad ogni montaggio, grazie appunto in parte al tubo ottico interamente in lega d'alluminio e in parte, come abbiamo visto, ai tralicci ad innesto rapido che ci permettono di ottenere un riallineamento di tutta la struttura estremamente preciso. I tralicci possono essere scambiati tra loro, le loro lunghezze sono estremamente precise. Come possiamo vedere, lo sgancio e il riaggancio si effettua in tempi rapidissimi e una volta effettuato riporta tutte le parti nella loro posizione iniziale. Non mi resta che augurarvi mille notti serene anche a quelli che non hanno un telescopio Maser. Arrivederci, alla prossima.